Carissimi amici di Milano Elettron TV, bentornati all'appuntamento con Fisco e Famiglia. Questa puntata la dedichiamo al famoso reddito di cittadinanza e per quanto riguarda tutte le persone che hanno un'età compresa dai 18 fino ai 66 anni, per chi invece, per tutti gli over 67, non prende il nome di reddito di cittadinanza, bensì si parla di pensione di cittadinanza. Quindi adesso vedremo quali sono i requisiti, soprattutto come fare domande e come quindi ottenere questo famoso sussidio. Il reddito di cittadinanza, che è stato dibattuto largamente dalla politica italiana negli ultimi mesi e che è entrato in vigore finalmente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge numero 4 del 2019, entrerà in pieno regime il 6 di marzo, perché è il giorno in cui si potrà iniziare a presentare l'istanza, che andrà nei siti dell'INPS, che è l'organo che in pratica concederà questo famoso sussidio. Si tratta in realtà di un sussidio di politica attiva del lavoro, ma anche si parla di un beneficio a tutte le famiglie che in questo momento soffrono e che si trovano in una situazione economica particolare e soprattutto disagiata, e quindi in pratica è un contributo alla sussistenza, un contributo alla povertà, perché in pratica si tratta di un sussidio di almeno 750 euro, che va ad integrare il reddito del nucleo familiare. 750 euro per quanto riguarda i nuclei familiari singoli, quindi con una sola persona che compone il nucleo familiare, ma ovviamente quando c'è un nucleo familiare composto da una coppia e magari la presenza di figli maggiorenni o minorenni, ovviamente questo reddito di cittadinanza è ancora più consistente. Ma vediamo quali sono soprattutto i requisiti e come presentare la domanda per ottenere questo reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i requisiti, ci sono due tipi di requisiti: uno che riguarda la cittadinanza, la residenza e il soggiorno dei cittadini che fanno istanze, e poi ci sono dei requisiti ovviamente dal punto di vista economico, ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda i requisiti di cittadinanza, sapete benissimo che all'inizio si parlava che questo reddito non poteva essere percepito dagli extracomunitari, invece in sede di conversione in legge del decreto che riguarda appunto, che disciplina il reddito di cittadinanza, è stato previsto che possono presentare l'istanza per ottenere questo reddito di cittadinanza, ma anche la pensione di cittadinanza, non soltanto i cittadini italiani oppure appartenenti all'Unione Europea, ma anche tutti quei cittadini extracomunitari che sono in regola con il permesso di soggiorno, ma parliamo di permesso di soggiorno di lunga durata, però che abbiano un periodo di residenza di almeno 10 anni nel territorio italiano, e che in pratica negli ultimi 2 anni dalla presentazione della domanda non siano usciti dal territorio italiano. Questo è molto importante. Per quanto riguarda invece i requisiti economici per ottenere questo reddito di cittadinanza, andiamo per gradi. Il primo requisito riguarda appunto l'indicatore dell'ISEE, e questo ISEE è stato indicato un tetto minimo per cui non si può accedere se viene superato. Per quanto riguarda questo valore ISEE, per quanto riguarda l'anno 2019, è di 9.360 euro, quindi se è inferiore l'indicatore ISEE, l'attestazione ISEE che viene rilasciata dai CAF, se è inferiore a 9.360 euro si ha diritto a percepire questo reddito di cittadinanza. Se si supera, ovviamente non c'è più il diritto e viene negato l'accesso a questo reddito di cittadinanza. Poi c'è un valore del patrimonio immobiliare, quindi per chi ha il possesso, la proprietà di immobili, ovviamente la prima casa non fa titolo, quindi non ha nessun valore, quindi ci può essere benissimo il possesso della prima casa, ma per chi ha una seconda casa o anche delle quote di eredità, queste quote non possono superare il limite di 30.000 euro. Invece, per quanto riguarda il valore del patrimonio mobiliare, quindi parliamo per esempio dei risparmi che trova in banca, oppure di fondi pensione o altri titoli e fondi patrimoniali che magari il contribuente è in possesso, questo non può superare mai 6.000 euro. E
e può essere incrementato fino a un tetto massimo di 10.000 euro. Quindi dobbiamo fare attenzione a questi parametri. E poi, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, entra nel panorama del lessico del diritto tributario dell'economia anche un nuovo sistema di quantificazione del valore del reddito del nucleo familiare. Infatti si parla di valore del reddito familiare, che in pratica deve essere inferiore a 6.000 euro annui, che poi va moltiplicato per un valore, per un indicatore che è sempre indicato nell'attestazione ISE. Poi ci sono altri tipi di requisiti, per esempio per tutti quei nuclei familiari che hanno in possesso un'automobile superiore a 1.600 centimetri cubici, quindi una cilindrata superiore a 1.600, non hanno diritto, come non hanno diritto tutti quei possessori di moto che sono state acquistate negli ultimi 2 anni, quindi precedenti alla presentazione dell'istanza, una moto superiore a 250 centimetri cubici. Quindi in pratica questi sono dei particolari requisiti che bisogna avere per ottenere questo reddito di cittadinanza. Poi, per esempio, per chi si è dimesso dal proprio lavoro, quindi ci sono delle dimissioni volontarie, quindi un lavoratore che poi ha perso il lavoro, ma su questo lavoro è perso non per motivi derivanti da un licenziamento dal datore di lavoro, ma sono delle dimissioni volontarie, allora questo è uno dei casi per cui verrà negato la concessione di questo reddito di cittadinanza. Dicevamo che questa presentazione dell'istanza per ottenere questo reddito si potrà fare dal prossimo 6 marzo, anche se la concessione poi del reddito avverrà vera e propria nel mese di aprile. E per chi ha dimestichezza con internet, c'è un apposito sito, il governo ha messo su un sito internet apposito per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, appunto si chiama www.reddito-di-cittadinanza.it, ci si può collegare ed è in maniera molto semplice si può presentare l'istanza, anche perché non ci sono particolari documenti da allegare. Oppure ci si può rivolgersi tranquillamente a tutti gli sportelli postali che poi successivamente daranno la famosa carta del reddito di cittadinanza. Quindi bisogna scaricare il modulo e presentarlo in qualsiasi sportello dell'ufficio postale in maniera cartacea, oppure ci si può rivolgersi ai CAF, ai centri di assistenza fiscale, che cureranno la presentazione dell'istanza che poi va presentata all'INPS. L'INPS avrà tempo 5 giorni, addirittura nel decreto legge che ha istituito il reddito di cittadinanza fissa in 5 giorni il tempo entro cui l'INPS farà dei controlli incrociati, anche incrociati con l'Agenzia delle Entrate, per verificare se ci sono i requisiti per concedere questo reddito, questo famoso reddito, oppure la pensione di cittadinanza. Abbiamo detto che per tutti gli over 67, quindi quando ci sono dei nuclei familiari composti esclusivamente da componenti che hanno un'età pari o superiore a 67 anni, non si parla più di reddito di cittadinanza, ma si parla di pensione di cittadinanza. Una particolarità è che l'età di 67 anni deve essere di tutti i componenti del nucleo familiare. Significa che se c'è un componente che magari ha 67 anni e qualche componente ha un'età inferiore, allora non c'è il diritto. Quindi tutti i componenti del nucleo familiare devono avere 67 anni per poter percepire questa pensione di cittadinanza. Per quanto riguarda chi non ha diritto, abbiamo verificato quali sono i requisiti dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la cittadinanza. Invece qualcuno si chiedeva se c'era compatibilità o meno quando c'era qualche nuovo familiare che percepiva la famosa NASPI. Sapete, la NASPI è la nuova indennità di disoccupazione. Bene, il decreto legge numero 4 del 2019, che ha disciplinato l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza, ha previsto che non c'è nessuna incompatibilità. Quindi chi percepisce la NASPI perché ha subito il licenziamento dal posto di lavoro può benissimo continuare a percepirlo e presentare istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. Poi ancora tanti si chiedevano se possono continuare a lavorare in maniera subordinata, oppure per esempio tutti i titolari di partita IVA. Ecco, bene, anche questo, in questo caso il decreto ha disciplinato che non c'è nessuna incompatibilità a continuare un'attività lavorativa in maniera subordinata oppure un'attività economica e imprenditoriale, perché l'unico requisito è legato ai problemi economici. Quindi bisogna sempre fare riferimento al
alla tassazione ISEE, che ricordiamo deve essere sempre inferiore a 9.360 euro, e poi ci sono gli altri parametri per quanto riguarda il valore del patrimonio mobiliare e soprattutto del patrimonio immobiliare, quindi non c'è nessuna incompatibilità. Per quanto riguarda la procedura, abbiamo detto che appunto, lo ricordiamo, dal 6 marzo 2019 è possibile presentare le istanze per ottenere questo reddito di cittadinanza. Nel momento in cui viene concesso da parte dell'INPS, arriverà una mail o un SMS all'indirizzo che è stato fornito dal contribuente che ha presentato l'istanza nel momento in cui è stato presentato il modulo. Quindi arriverà una convocazione presso lo sportello dell'ufficio postale, che verrà rilasciato quindi questa famosa carta prepagata per poter prelevare le somme che sono state concesse, somme che abbiamo detto partono da 780 euro, di cui 500 come integrazione al reddito, invece gli ulteriori 250 sono destinati eventualmente a pagare il canone d'affitto, quindi un contributo all'affitto. Però nel caso in cui c'è la proprietà di un immobile destinato ad abitazione principale, ci saranno 150 euro disponibili per poter pagare la rata mensile del mutuo che non è stata pagata. Quindi il requisito minimo per ottenere dell'ottenimento, quindi che ci si ritroverà nella carta, è di 780 euro aumentabili nel caso in cui il nucleo familiare è composto da più persone. Per esempio, nel caso in cui c'è una famiglia che è composta da due adulti e due figli minorenni, il contributo mensile del reddito di cittadinanza sarà addirittura di 1.180 euro. Invece, nel caso in cui c'è una famiglia composta da due adulti, un figlio maggiorenne e un figlio minorenne, addirittura questo importo salirà a 1.280 euro. Invece, per quanto riguarda una famiglia composta da due adulti, quindi i genitori, e poi un figlio maggiorenne e due figli minorenni, allora l'importo addirittura arriverà mensilmente a 1.330 euro. Bisogna ricordare che questo reddito di cittadinanza, quindi appunto, entrerà in vigore dal mese di aprile, anche se l'istanza dovrà essere presentata dal 6 marzo, ed è in vigore per 18 mesi dalla prima concessione della prima mensilità. Se volete mandare dei quesiti alla nostra mail, noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima.